Alla fine, che cosa sarà del popolo di Dio? Che cosa sarà di ciascuno di noi? Se le ho chiesto Papa Francesco nella catechesi dell'udienza generale, tenuta in piazza San Pietro alla presenza di 50.000 fedeli, ed ha ricordato le parole, tra le più belle del Nuovo Testamento, con le quali l'Apostolo Paolo rincuorava i cristiani di Tessalonica, che si ponevano le stesse domande. E così per sempre saremo con il Signore. Ma sono parole semplici, ma con una densità di speranza tanto grande. E così per sempre saremo con il Signore. Credete voi questo? Mi sembra di no, Credete? Lo ripetiamo insieme? 3 volte? E così per sempre saremo con il Signore. E così per sempre saremo con il Signore. E così per sempre saremo con il Signore. Questo è quello che ci attende della nostra speranza cristiana, ha spiegato il Papa, che non è un desiderio o ottimismo, è attesa del compimento del mistero dell'amore di Dio e del ritorno di Cristo, che si fa sempre più vicino a noi, giorno dopo giorno. La Chiesa, popolo di Dio che segue Gesù, si prepara all'incontro con Lui, come una sposa con uno sposo, ed è poi chiamata a diventare città, tenda di Dio, simbolo della convivenza e della relazionalità umana. Ricordiamoci, ha concluso Papa Francesco, che la Chiesa ha il compito di mantenere accesa e ben visibile la lampada della speranza. Siamo davvero testimoni di questa speranza oppure corriamo anche noi il rischio di esaurire l'olio della fede, della gioia? Stiamo attenti.